Eccomi qua, ci ho messo un secondo, è stato Toro Cagliari, ora facciamo. Te Cagliari Toro, vabbè. Ci siamo capiti che sono quelle le squadre. Principiante! Ma avete capito prima perché avevo fatto tutti quei gol al coso là? Chi era? Vabbè, nel mondo andavo dal Sassuolo perché stavo a principiante, non lo capivo. Ma perché questo qua non se li fa un po' i fatti suoi. Vabbè, lascio tutto così. Ma mettiamo gli abbiamo sostituiti. Milinkovic. E poi metti Berisha in porta. Vabbè, va bene così però. Qua chi ci voglio mettere? Qualcuno? No. Forse Milico no. Vabbè ragazzi, lascio tutto com'era. Mi ha tolto solo Berisha, ho messo che. Ma se non mi sbaglio sta pure all'Empoli. Oh, ho messo Milinkovic Savic. Boom. E ragazzi, perché comunque prima non c'è. Wow, sta piovendo a Cagliari però. Vabbè, perché ragazzi, prima non c'era insomma, il coso là. C'era la principiante, non ce ne so niente che è la mia difficoltà. Sulla Nintendo. Guarda, qua già si vede che sono più attivi. Sembrano una marimba uguali, ma in realtà io riesco a giocare così. Il problema è che c'è la pioggia, quella è difficile. Però non si vede proprio la pioggia, sembra che ha smesso. Mi ricorda Napoli Empoli 0-1 quando siamo andati allo stadio e c'era la pioggia. Mano! Non è mano. Mamma mia, com'è non è mano? Ho visto mano. Ma non la danno mai la mano su questa Nintendo. Vabbè, tutti dimurati per ora. Pure sfigati siamo. Comunque vinciamo perché abbiamo avuto già 3 occasioni in 7 minuti. Altro tiro murato, non si dovevano avere dubbi, io forse qualcuno dubbio avevo. Antonio Sa, Bria, che cavolo, 13 minuti, quanto? 11 minuti di dominio, è ovvio, ho giocato soltanto nella mia porta, abbiamo giocato. Se giocavo nel Cagliari avevo più difficoltà perché qua Cagliari stava in Serie B. Non so se c'entra qualcosa, penso buon sì. Perché teneva meno stelle del Toro. Anche se però io ero un giocatore, io ero una persona reale, quelli là erano il computer, ma non c'entra niente. C'entra la difficoltà del computer. Che palla, qualcuno in mezzo! Ma qualcuno in mezzo! Tira, tira, tira di prima! Dovete tirare, basta! Veramente, però, io entro in aria. Tre di loro vengono la palla e tre di loro non riescono a tirare di prima. Ma com'è possibile? Cioè, veramente, dico, tre giocatori e tre tiri a zero, cioè, tre tiri murati. Ma questi forse non mi ricordo, mi pare che non hanno manco tirato. Un attimo mi ero confuso, pensavo che il giocatore del Cagliari era del Toro. Cioè, ragazzi, ma veramente. Ah, no, se pensavo era deviato. Cioè ragazzi, mamma è una vergogna, tre tiri non di prima, ma stiamo scherzando? Veramente, io sto in area, devi essere attento, non devi fare i fatti tuoi. Non vado con Milinkovic, no, stavolta no. Se dominio è ovvio che vado con Milinkovic. Ma devo stare almeno 2-0 perché 1-0 questi può essere che io faccio il cretino, prendo gol ed è 1-1 e sono 2 di Lukic. Sasa 0-2 Torino a Cagliari. E non mi ricordo come lo schema si chiama lo stadio del Cagliari, ma è stadio di Sardegna, banco di Sardegna, di Sardegna, stadio Sardegna, tipo qualcosa del genere. No, la gara è quello. Rimessa Torino, no, rimessa Cagliari. Che sfiga però. Ma no. Infatti l'ho vista pochissima deviazione, ma era nostra. Deviazione del Cagliari, sto dicendo! Il cross diventa un tiro in porta. Radunovic para facilmente e blocca.
Alla fine di questo purtroppo abbiamo finito la Serie A, ragazzi. Abbiamo finito la giornata. E sono tre. Ma allora non è il fatto. Cioè, se sono diventato troppo forte io, allora. Non è il fatto del principiante. Cioè, mo, è un po' l'immondo. È un mondo da solo. Mi volete spiegare come finirà 6-0? No, non la crossare a quello, tira in porta. Forza Pisa, vale Pisa. Pisa verrà sempre nel mio cuore. Non mi ricordo neanche se fa così, però vabbè. Vabbè. C'è andato, non è andato neanche nella zona corner questo pallone. Vabbè ragazzi, se ho tempo, dopo questo video faccio Napoli-Verona della prossima giornata, perché mi non voglio aspettare. Ma che è? Quella battuta l'ha rimessa senza senso. Stava per entrare. 0 minuti di recupero, che hanno manco uno di recupero. A uno, infatti. Ora ragazzi, vedetelo, vedete, fatelo, condividetelo questo video, perché veramente non si è quasi mai visto 1 minuto di recupero. Cioè 0 minuti di recupero, volevo dire, scusatemi. Poi può essere che chi ha condiviso, cioè per esempio uno ha condiviso il video all'altro e l'altro che sta guardando il video che gli è stato condiviso sta sentendo questa frase. E se la stai sentendo, condividilo pure ai tuoi amici per fargli vedere questo fatto. Digli il minuto, facile facile. Per poco. Era bella questa zona, interessante. Carboni. Lo sa il mondo, Carboni. L'anno scorso stava al Cagliari Calcio. Mano! Ma che cavolo, ma ogni volta mai un tocco di mano. Mai un tocco di mano, non c'è niente da fare, mai un tocco di mano. Che palla interessante del Cagliari. Del Cagliari. Corner. No, rimessa dal fondo. Ma com'è rimessa dal fondo? L'ho toccata io, forse era uscita prima. Ottimo contrasto di Izzo, Armando Izzo, che segnò contro di noi ed esultò, e lui è napoletano. Maledetto Armando Izzo. Sto scherzando ovviamente. Però poteva anche evitare perché lui è nato a Napoli. Vabbè, io dico pure Napoli. Quello segnò nel Genoa. E che volevi fare? Nel Genoa e nel Torino segnò contro il Napoli. Che poi non lo sapevo che fino a qua giocava nel Toro. Cioè, vedete, pensavo che aveva giocato tanto la stagione 2021, che l'anno, se non mi sbaglio, Napoli pareggiò per 1-1, segnò Izzo e al 92esimo Lorenzo Insigne pareggiò. E finì così. Vabbè, e questo non era proprio il braccio, non l'ho visto il braccio. Negli altri sì, però. Forse mi stavo sbagliando io. Perché non è possibile che vedo meglio io dalla telecamera che loro dal campo. Oh, però. No. Prendi sta palla e provaci da centrocampo. Non entrava però. Se no, il possesso no. Ma noi dobbiamo gestirlo il possesso, e come? Anche se abbiamo fatto 0 gol in questo secondo tempo, pessimo. Guarda, un attimo pensavo che con ricamata di braccio era l'assistenza, era l'arbitro che aveva detto tipo fallo. Se mi sbaglio fallo al giocatore. Stavo per dire bene, pensavo era gol. Chi è Pavoletti? No, penso Altare. È entrato Obert. Sta giocando Pavoletti, boh. Ho anche brutti ricordi su Pavoletti perché stava allo stadio, segnò contro il Napoli e nel Cagliari esultò. Però poi abbiamo vinto 2-1, è stato quest'anno.
E lui è l'ex, lo sapete, però ha giocato solo 6 partite, quindi era difficile che esultava, però io mi... Guarda, veramente pensavo che l'avevo preso io, invece prima giocatore del Cagliari. Però mi ricordo Genoa-Roma 1-1, che passò avanti la Roma, non mi ricordo chi chiamano, mi pare, tipo il 2018, che passò avanti la Roma con Al-Sharawi, che ha giocato soltanto 2 partite nel Genoa, quindi era l'ex, però non è subito. No, sei infortunato. Chi? Wow, Simone! Vabbè, sono fortunato, Verdi. Ci mettiamo questo. Tutto a posto? Non è morto, Verdi, per fortuna. Fortuna non è morto, da come lo penso. Ah, è fortuna, se no diciamo. Ma in gioco non possono morire, se ne è troppo volgare. Stavo dicendo, Genoa Roma 1-1, che c'è Arsenio Sharawi, il vantaggio della Roma, che però non esultò perché era l'ex, però ha giocato solo 2 partite nel frattempo nel Genoa. Nel frattempo Pavoletti invece aveva giocato 6 partite nel Napoli quando segnò contro esultò. Il gol del pari, aveva portato in vantaggio Osimhen, poi Kvara pareggiò. Non è rigore. Non è rigore, pure io l'avevo visto poco rigore. Dai a quello, che palla, fuori gioco! Pensavo che finiva 0-4, vabbè. Bene, minuti di recupero, manca solo un minuto. Wow, si è morto uno pure il Letti, però che sfiga, deve fortuna una partita. Figila via! Vabbè, con la spina non fa niente. È uscito il pallone. Cagliari Toro 0-3. Ragazzi. Non ho visto le lights, non fa niente. Comunque, ottimo, abbiamo completato la giornata. Cioè, sì, la giornata di Serie A dobbiamo iniziare con la 21. Però la inizio oggi. Ma sono solo questi le lights, non ho di più. Ah, alla fine sì, ha tirato Pavoletti fuori, stava giocando. Vabbè ragazzi, alla prossima volta. Ciao!